Oggi ragazzi, torta di mele. Sì, ma non una classica torta di mele ricca di burro, panna e uova. Infatti, in questo dolce non utilizzeremo grassi animali di alcun tipo, né tantomeno le uova. Anche perché se si chiama torta di mele, un motivo ci dovrà pur essere, non trovate? Prepareremo infatti questo dolce utilizzando moltissime mele e realizzeremo poi una sorta di pastella densa con farina integrale, latte vegetale e zucchero di canna. Prepariamolo insieme. Per preparare la torta di mele sono necessari 200 g circa di farina integrale, 80 g di zucchero di canna, poi 3 o 4 grosse mele farinose, circa 900 g, 100 g di uvetta sultanina, un bicchiere scarso, quindi siamo intorno ai 160 ml di olio di semi, un limone biologico, 200 ml di latte di soia oppure anche un altro latte vegetale, quello che vi piace di più, mezza bustina di lievito per dolci e prima di infornare, quindi per dorare la superficie, utilizzeremo 20 g di zucchero di canna. Abbiamo già sistemati una mela, adesso vi faccio vedere come si fa. La sbucciamo, io utilizzo un pelaverdure elettrico, però chiaramente potete utilizzare anche quello manuale. La sbucciamo per bene e poi la tagliamo pezzettini piccoli piccoli. Ecco qui, sto tagliando gli ultimi pezzettini di mele e questo è il risultato. Io vi consiglio sempre di utilizzare un coltello in ceramica per evitare di ossidare i principi attivi. Adesso cosa facciamo? Ci grattugiamo della scorza di limone che servirà per dare un po' di profumo. E poi cosa facciamo? Tagliamo il limone a metà e ci spremiamo il succo di una metà. Adesso possiamo aggiungere anche l'olio di semi, il latte di soia e mescoliamo per bene. Nel frattempo, cosa che non vi ho detto prima, io ho messo in ammollo l'uvetta in acqua calda. Quindi abbiamo scolato l'uvetta dell'acqua di ammollo, mescoliamo sempre, aggiungiamo pure lo zucchero di canna e poi gradatamente aggiungiamo anche la nostra farina integrale. Perché piano piano? Perché dobbiamo raggiungere una giusta consistenza, quindi l'impasto non deve essere troppo molle né troppo denso. Dipende sempre dal tipo di mela che andate ad utilizzare e anche dalla grandezza dei pezzetti. E adesso ultimo ingrediente, anche il lievito. E mescoliamo sempre. Nel frattempo abbiamo anche acceso il forno e preriscaldato a 180 gradi. Ci siamo preparati una teglia in silicone dal diametro di 28 cm, potete utilizzare anche chiaramente una classica tortiera a cerniera. Versiamo il nostro impasto. Stiamo livellando la superficie del dolce, perfetto così. E adesso, prima di infornare, spolverizziamo la superficie con un po' di zucchero di canna. E adesso possiamo pure infornare a 180 gradi per circa 40-45 minuti. Torta di mele prontissima! Allora, avete visto che anche senza ricorrere all'utilizzo del burro e delle uova abbiamo ottenuto una super torta di mele? Peccato che da casa non possiate sentire il profumino di questo dolce, allora non vi resta che provarlo anche voi!